teneramente la stagione teatrale del Vittoriale, che ovviamente viene presentata in provincia, assessorato alla cultura, visto che la provincia di Brescia è partner di questa manifestazione, di questo evento. Si ritorna con questa manifestazione del Teatro Vittoriale, oramai da molti anni consolidata, ma soprattutto con le nuove innovazioni, ha avuto grande successo lo scorso anno, si ripeterà. Silvia Razzi, assessore alla cultura della provincia. Beh, una partnership importante con il Vittoriale degli Italiani che non può escludere la provincia di Brescia nell'interazione territoriale. L'importanza del Vittoriale riconosciuto a livello internazionale, lo scorso anno il parco più bello d'Italia, quest'anno le celebrazioni dei 150 anni dalla nascita di Gabriele D'Annunzio. Un cartellone ricco di iniziative, di autori, di cantanti di livello internazionale, un overbooking già da ora, nonostante il primo appuntamento sia quello del 28 di giugno, fa bene sperare in questa stagione. Una cultura che aiuta il turismo, 200.000 le presenze lo scorso anno al Vittoriale degli Italiani, quindi tutto ciò che fa squadra, che esprime eccellenza territoriale, non può essere che appoggiato dall'assessorato al turismo e cultura della provincia di Brescia. È una realtà quella Vittoriale che dimostra che anche privatizzando i musei si può fare business, cioè si può vivere e sopravvivere anche a difficoltà economiche. In provincia di Brescia ci sono altre realtà simili che potrebbero sfruttare un po' questa esperienza? Ma diciamo che la rete delle case museo è già gestita in partner fra pubblico e privato. Diciamo che questo è un connubio vincente, soprattutto in momenti economici diciamo così di debug come quelli che stiamo vivendo. Tutto fa squadra, una squadra che deve lavorare con un unico obiettivo, quello del rilancio della cultura, che porta sicuramente un incremento del turismo sul territorio bresciano. Giampiero Ceresina, il vice sindaco e assessore alla cultura e turismo al comune di Gardone Riviera, comune che al suo interno appunto ha questa grande realtà vittoriale e che grazie a questa realtà riesce a promuovere il turismo, oltre ovviamente al discorso dell'industria forestiera o alberghiera. Si ripresenta questa nuova stagione 2013 e Vittoriale è ancora all'avanguardia. Sì, chiaramente il Vittoriale è una delle più importanti realtà di attrazione che ha il nostro comune. E negli ultimi anni, grazie anche alla collaborazione con il Vittoriale e alla società Retink che gestisce il Festival del Vittoriale, è aumentato decisamente quella che è l'affluenza di pubblico, ma soprattutto di qualità degli spettacoli. Quindi possiamo solo essere contenti di questa collaborazione che abbiamo e ottimi rapporti che abbiamo con la Presidenza, con Giordano Bruno Guerri e con Viola Costa e Luca Faustini, perché in questi anni veramente abbiamo visto sia un incremento a livello qualitativo, come dicevo prima, ma soprattutto a livello di presenze durante le serate del Vittoriale. Speriamo che continui così anche nonostante il periodo di crisi che stiamo vivendo un po' tutti, insomma. Viola Costa è direttore artistico del Festival del Vittoriale, teneramente un festival che sta riscuotendo grande successo. Scorso anno avete fatto Faville, speriamo che quest'anno si ripeta. Gli appuntamenti più importanti di questa edizione, ovviamente non tutti perché è lunga la fine. È lunga, però sicuramente quelli più attesi sono gli artisti internazionali, quindi Keith Jarrett il 21 di luglio e poi David Byrne il 9 di settembre. Ma anche Mario Biondi ha dimostrato di essere attesissimo. Apriamo il 28 di giugno, quindi tra due giorni con lui, il concerto è esaurito da settimane, ma la bella notizia è che abbiamo i posti in piedi. Quindi per tutti i fan che ci hanno assalito di telefonate in questi giorni, c'è questa possibilità estrema di assistere allo spettacolo acquistando il biglietto di posto in piedi in overbooking. E poi le storie tese, Ale Franz con Enrico Ruggeri, la danza con Miguel Angelzotto, Stefano Bollani, insomma tantissimi appuntamenti trasversali come sempre, per chiudere con una chicca di Filippo Timi che rende omaggio a Gabriele D'Annunzio nel 150° anniversario della nascita.